Bestiacce, guardate la professionalità del maestro, il lavoro più antico del mondo, l'amore, il lavoro più antico del mondo, eccolo qui, lui lo professa. Cazzo, non si è visto, l'ho censurato. Come l'ho censurato? Si vedeva la mia piazza. Si vedeva. Ma si è intuito, si è intuito tutto l'amore che provi per la rana. Era una cosa privata. Infatti, non rompete il cazzo, facciatevi i cazzi vostri, comunque a breve Patreon, a breve OnlyFans, su Kermit la rana. Kermit. No, no, ragazzi, non ho cambiato webcam, la webcam è sempre la stessa, ho cambiato luce. Semplicemente guardate come cambiare un pochino le luci cambia completamente la qualità della serata. Esatto. Ragazzi, ve lo dico, questo ha mangiato cheesecake e sta già male, io invece sono in pre-merda, sì, in termine tecnico, in pre-merda dalle 6:30 circa di sera, quindi sarà un delirio stasera, conoscendo il gioco, che è quello delle backrooms, l'avete già visto, Horror Night cooperativa, dove dobbiamo semplicemente andare nelle profondità di quella che è una creepypasta ormai, direi, conosciuta dai giovani soprattutto, dove due tizi, 2, 3, 4, 5, non so quanti cazzo di persone si ritrovano all'interno di queste stanze che mutano randomicamente e ospitano nemici di diverse fattanze, di fatiscenze preoccupanti, anche tra l'altro abbastanza inquietanti. Noi adesso svolgeremo questi enigmi e riusciremo ad arrivare almeno al secondo livello, vero Andrea? Esatto, perché questo gioco ha anche i livelli. Comunque io ho mangiato la cheesecake, perché Andrea, sembri talmente reale che sembra di guardare la melevisione guardando te. È troppo bello per essere vero. È talmente vero. Adesso secondo me ti alzi, tiri fuori due bottiglie con la scivolizia e inizi. Era palesemente droga, cioè io non volevo dirvelo, non volevo rovinarvi l'infanzia, ma Tonio Cartonio e Milo Cotogno erano palesemente il pusher di quartiere. Cioè dai, parliamoci chiaro. La melevisione, ragazzi. Andrea, tu lo sai che... Allora, muore la regina. Yes. Ok. Colpa dei tuoi capelli. Muore la regina. Noi facciamo un video, facciamo quel post, e quel post è il millesimo post del canale su Instagram. La numerologia. Ditemi se la vita non è un circolo. Allucinante, ragazzi, tutto torna. Cioè, la regina stava aspettando di vedere quel post per morire. Cioè, sì, allucinante. Cazzo, hanno postato. Post, fine. Stava aspettando solo quello. Ho avuto rispetto per Your Majesty. Sì, cioè, condoglianze, per carità. Long live the King, The King Carlo, però. The King Carlo sembra. The King of the Mountain, però, vabbè. No, tra l'altro lo sai che la regina Elisabetta è nata lo stesso anno di Tom Riddle, di Voldemort, questo vuol dire che... Tante cose. Però Angela era il suo ultimo Horcrux. Quindi vuol dire che la Rowling qualcosa aveva contro la corona, probabilmente. È più ricca della regina, la Rowling. Pignaracci. Allora, bestiacce, che devo dirvi? Che devo fare? Attenzione. Live. Ah, vi devo salutare. Garold de Cayley... Alduin, Caffè Caio, poi abbiamo Bestiaccia, Nevi, Iaco, Rachele, Noemi, così infattibile, Enrico, Andrea aiutami, facciamolo insieme, Scalda, Demi, Serevenna, Polifan, Andrea aiutami, figa, porca puttana, però, Dio, buono, tempi di reazione, 40 secondi tra la richiesta e la risposta, Crax, Crash, Francesco, Stalker, Lorrix, Giadus, vai Andrea, continua, amorevole, Foodmax, Marti Midi, Donna con Bistecca, vai avanti, Marsix Toon, ma che è sta roba? Non basta questa citazione, è la nazione, Asako, Reno, il postino spaziale e poi un ultimo saluto alla nazione, all'ultimo, chi è l'ultimo? Ve lo immaginate King Carlo che va ciao a Westminster. Io attenzione, sì. Serena Love, ciao. Eccoci qua, bentornati bestiacci, è un piacere, vi ricordo che oggi è settembre ed è su Twitch, noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto adesso, dopo due anni. In realtà ce l'aveva già detto Daxim, però abbiamo bellamente ignorato e poi io non lo sapevo, dopo due anni e mezzo, quasi tre anni ormai mi sa che siamo sulla piattaforma, ragazzi, noi non ne avevamo idea, ogni settembre Twitch mette, fa a settembre, proprio fa il September, cioè praticamente la possibilità di
sabbarsi ai canali con un risparmio. Se ti sabbi tot mesi, risparmi. Non sono abbonato. Risparmi fino al 60%. Cioè, robe fuori di testa, fuori di melone. Quindi vi invito a farlo. Noi non avevamo la minima idea, lo fanno ogni settembre. Noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto oggi. Questo per farvi capire quanto siamo informati sulla piattaforma, sul luogo di lavoro che ci ospita. Allucinante, eh? Incredibile. Grazie Polifemo, Lotto Valhalla, grazie per aver ascoltato ciò che abbiamo appena detto. Mi sono abbonato. Andrea Cop TV per 22 mesi. E se sei abbonato lui, ragazzi, che state aspettando? Grazie il Seba per i 100, The Brothers per i 51, Alexis per i 5, Seva per i 16, René Forever per i 2. E poi basta, direi, chiudiamola qui. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi, è stato bello. Ti immagini live di 10 minuti? Per me farebbero un successo. Sì, noi facciamo la versione TikTok in live su Twitch, cioè un delirio. Lo fanno già le minorenni. Quindi che c'entra? No, che c'entra? Non, hai confuso quello che stavo dicendo, hai confuso... No. Hai confuso... Allora, iniziamo a giocare, iniziamo a star male? Dai. Se me la sento. Se me la sento, io quello che continuo a farvi, io vi dico, allora, è quando io parlo, non è che parlo a VAM, ragazzi, questo gioco è anche in VR. In VR penso che sia. Cioè, rendetevi conto, noi siamo stati male a giocare in modalità normale, immaginatelo giocare in VR. No, figa, sento già la luce di sfondo, vedo le luci, allora aspetta, Andrea, eccolo qua, il gioco. Lo rimpiccioliamo. Non sono un tipo buio, vero ragazzi? Va bene questa luce calda, perché se metto la luce fredda perdo 6 di 3. Andrea, quella è luce fredda, è blu. No, è gialla in realtà, perché quella blu è quella dei led. E che cazzo c'hai? I muri blu? I muri verdi c'hai, fa di dinamismo, viene fuori blu. Stai benissimo, grazie mamma. Allora, fatemi diminuire l'ambience volume. Oh. Cheesecake era alla Nutella, quindi una botta calorica. Game of Odin, meraviglia pure. Backrooms, ma possiamo scegliere altro? No, public, no, facciamo private. Start Agame, massimo giocatori 2. Eccoci qua, Start Agame. A 1000 sub si gioca con VR, così poche. Loading. A 1000 sub si gioca in VR, effettivamente mille, è un po' mille, poco, ragazzi. Io la mia salute non la voglio, ecco, smercificare così. Siamo già oltre le 1000, no? In teoria. Invita i players. Sì, siamo già passati le 1000. Andrea è storto, nel senso la posizione della cam. È molto lontano, sì. Dovrebbe centrarsi un pochino, ma lui non ha capito che non deve spostare la webcam, deve spostarsi lui vicino alla webcam, ma ancora confonde se Maometto va dalla montagna, la montagna andrà da Maometto, lui ancora non l'ha capita quella parabola. Ma okay, io vorrei modificare... Andrea, facciamo i due gemellini? Bluesman. Bluesman. Ottimo. Ve l'ho detto che ho visto The Northman, bellissimo ecco, film. Ecco, nella storia di oggi eri questo personaggio qui, il personaggio che c'ho io, eri lui. Nella storia di oggi, perfetto. Io non so che cosa fare, Andrea, mi sa che sceglierò lui. Non so perché, ma Mastro Lindo mi ispira. Non è senso. Vi ricordo che Mastro Lindo, sgrassatore, con il grasso fa furore, ma la magia è il suo potere. Alessio, grazie mille, la tua Valhalla. Dino una donna? No, falla tu una donna. Io voglio fare un personaggio che mi rappresenta, ossia un pelato. E che non cazzo? Non scegliere quella a poca stamina, perché hanno la build i personaggi. A poca stamina il pelato con gli occhiali? Beh sì, prendo la tipa, perché si sa che le tipe hanno stamina. Sì, naturalmente predisposte a correre. No, dico tranne... Quando stanno sopra. Ho avuto un lapsus, però le tipe hanno stamina tranne quando stanno sopra, o no? Io non ho parole, ragazzi. Un po' too much, però la verità, ragazzi. Non ho parole, ragazzi. Il pelato è più aerodinamico, va più veloce, perfetto. Vabbè, ragazzi, cancellate tutto quello che è stato appena detto, segnatevelo su un taccuino chiamato il libro della verità e procediamo. Io dico sempre la verità, ragazzi. Verità scomoda. Stalker mi chiede, Dino, non ti ricordi di me? Beh no. Perdonate. Beh, se uno stalker ti chiede, non ti ricordi di me? Beh no, francamente. Se non ti ricordi uno stalker, vuol dire che lo stalker ha fallito, direi.
cioè, con tutto bella... rispetto. Sto già male, cheat. Aspetta, allora, che devo controllare la situazione qui del FOV. Quanto allora, il FOV mettilo a 90, per Dio, proprio al massimo. Sì, mettilo al massimo, poi fai... Disattivato tutto, volevo... Sì, ma lo disattiva, se lo disattiva, se metti blanks one e fai apply... Oh, vedi che è un altro mondo con il FOV a 90, cazzo. Si vomita di meno, cioè più o meno. Limite, beh, 60 va bene. Ma sai che quasi quasi io... Ma ci fosse la possibilità... Ma c'è un linguaggio... Abbiamo geroglifici, franchise, deutsche, pitscht e spagnol. E teniamoci sull'inglese, allora. Andrea, dove sei? Non ti vedo. Andrea potevi evitare se ho offeso qualcuno. Attenzione, attenzione, se ho offeso qualcuno. E che è lì che quando si offende che il bocciolo della felicità sboccia, semina, Si devo apre, levare la sensibilità del mouse. Dove cazzo è? Non si può. È non c'è la sensibilità del mouse. Non c'è proprio il mouse in sto gioco, Andrea. Comunque sia, poca stamina, ragazzi. Sei già male, Andrea? No. Ti do un consiglio. Intanto troviamoci che non ti vedo. Dove cazzo sei? Io non lo so. Ecco, ti ho visto. Sono dietro di te. La mochette. Madonna, arrivo. Sei incazzatissima. Fai paura, Andrea. Guarda, stai lontano. No, stai allora... fermo. Immaginati sta scena. Tu ti vedi. Aspetta che recupero la stamina. Tesoro, ho lasciato l'asse del cesso alzata. No. Aspetta. Tu ti trovi a un certo punto in mezzo alla strada e dall'angolo ti vedi uno pelato con il mocassini e giacca e cravatta che fa così. Che ti corre in faccia, cioè c'è da cagarsi sotto. Mi è successo una volta quando facevo volantinaggio. Perfetto. Vabbè, seguiamo le frecce. E non so dove sono. Spavento, credo. C'è una testa proprio che vorrei proprio bussare. Perfetto. Posso. Qua la freccia, va a destra, di qua. Ma avevo letto. Eccolo, ho trovato la scala. Incredibile, un professionista del mestiere. Un esperto ormai di backrooms, di porte di dietro. Ecco come doveva chiamarsi la live, porte di dietro, non retrostanze, come cazzo... Oh! Sei un volgare, sai che c'è? Mai visto dentro? Che c'è? Cos'hai visto? Andrea, sarai anche bella fuori, ma dentro sei uno schifo, guarda. Vai via. Cosa c'è dentro di me? Lascia perdere, lascia stare. Il copino? Ma quello non era un copino normale. Allora, prendiamo l'acqua. Siamo così adesso, copino. Ciappa su l'acqua. E allora, no, non mi far leggere ste cacate della quale a me non interessa. Chiudiamo qua. Qui non c'è un cazzo. E la radiolina la prendiamo. In realtà non serve un cazzo perché noi abbiamo Discord. Però io la ciappo su, non si sa mai. Com'è che si apriva l'inventario con i? Sì, con i si apriva l'inventario. Andrei impalato lì, sembra una dissociata il suo personaggio. Dissociate, io vado. Dove io vado? Ma non hai preso un cazzo? Cos'altro c'era qua? Ho preso l'acqua di mandorle. E c'era altra roba che dovevo prendere anch'io? No, c'è un item a testa. Lì c'è l'altra acqua. Ah, ci sono gli psicofarmaci. Come faccio a dropparli? Ma guarda, minchia. Vabbè, no, tutti però, scusa. Li ho presi, perfetto. No, ma tutti, non ce li ho io. Ma come? E come faccio a dartene uno? Non si può. Li hai vomitati, che schifo. E io come cazzo faccio adesso? Non puoi. Vabbè, si troveranno, dai. E come facciamo adesso? Ma è uno. Noi siamo tanti. Ah, ci siamo. Allora, fermi. Sta cacata ormai la sappiamo a memoria. 1, 2, 3, 4. Sì, quindi dobbiamo fare 6, 7, 3, 2. 6, 7, 3, 2, Andrea. 6, 7, 3, 2. 7, non va al 7. Più vicino, 7. Andrea, così non lo vedi bene. Oh, bravo, entra dentro 3. La console. Oh, eccoci qua, ragazzi. Ci siamo. Eccoci. Guarda. Permesso. Camminiamo piano. Allora, ragazzi, dovete aiutarci. Dobbiamo ragionare. Dobbiamo almeno arrivare al secondo livello. Non siamo mai riusciti. Ok, tralasciando i mostri. Ecco, i jumpscare e le cacate. Non lo so. Chiudi la porta. Fai finta di niente. Sappiamo che ci è. Non lo so. Sappiamo che c'è un mostro che nel buio vi si annida. Acqua di mandorle. Quattro lettere. Qua, Andrea. Dove sei? Ci siamo già separati. La flashlight. Dov'è che sei? Qua, vieni, dove sei? Non minchia sei andato? Non lo so, mi trovo... Come si tira fuori la flashlight? E all'improvviso una ragazza in minigonna al cinema. Qua, sta fermo. Quante cazzo sono? Psicofarmaci.
Non posso portare più item? Ma scusa, tre robe posso portare? C'ho due spalle tante. Che cazzo di personaggio è? Guarda, sei una delusione, sei. Ok, ce l'ho. Mamma mia, non è un braccio, è una vela, è un albero maestro. Ma che roba. Andrea, non correre che non abbiamo stamina. Che poi mi viene da correre pure a me. Bulta il walkie-talkie. Il walkie-talkie. Lascia la radio. No, ma ragazzi, in realtà l'ho potuto prendere. È proprio il gioco che si è rincoglionito per un attimo. Allora, dai, oh, mi raccomando, scattanti, celeri, usate i neuroni che sono sicuramente più allenati dei miei, dal momento in cui molti di voi ancora studiano per diventare qualcuno. Ah, e qualcuno le porte, forse le non diventeranno. Cioè, senza offesa, ma è la realtà. Ma hai visto che ci sarà. Ma hai visto che ci sarà il lockdown energetico a ottobre? Allora, lì c'è un. Andrea, non parliamo di cose cattive qui. Di brutte notizie. Lì c'è un armadietto. Ma nell'armadietto c'è qualcosa o. Ti copro io. Ricarico. Esiste un. Farò il guidatore. Scusatemi. Una categoria di video horror dove la gente si nasconde dietro gli armadi. Dentro gli armadi. C'è sta porta qua, Andrea. Eccolo. La vedi sta porta qua? È un bug, secondo me. Ah, da sul mio salotto, guarda. Secondo me non è un bug, secondo me è qualcosa. Non è la prima volta che la becchiamo. Premi G, guardami e premi G un attimo. Vai, adesso io posso andare a denunciarti. Come la mettiamo? Ah. Come cazzo la mettiamo? Andrea, sta zitto. L'ho sentito, l'abbiamo chiamato. È lui. Ok, lì c'è un armadietto. Scusate, ma se il fischio attira il mostro, che cazzo serve fischiare? Per suicidarci? Probabilmente alcuni mostri andranno attirati. Psicofarmaci. Ciapali su, che cos'è stato? L'acqua, prendi su l'acqua, ma porca puttana! Ragazzi, deficita, è un modello antico. Oh, non va. Ecco, entrata nei cassetti. T'ho rotto il naso. Lei mi sono girato e c'è lei così con la Mamma mia, come è fatto male sto gioco. Bellissimo. Ma perché è pensato per il VR, per il VR? Non ha preso le pastiglie. Alla fin fine, non ha preso l'unica roba che doveva prendere. È pensato per sboccare sto gioco. Come corri feroce, cazzo, veramente. Ah, una porta. Come cazzo si apre? Andrea. Cos'è? Allora, fermi. Chiudi la porta. C'è delle dita e una mano. Ah, le dita servono per il cane. Ma non era la mano che serviva per il cane? Vabbè, la mano, le dita. Fingers, hand. E là di là cosa c'è? Di là niente, cosa c'è? C'erano gli psicofarmaci. Oh, un'acqua, fammela prendere a me. Ricordatevi, ragazzi, che se non ci si lecca le dita si gode solo a metà. Esatto. Merda, l'ho sentito. L'ho sentito ululare. In inglese, ululare. O è spagnolo. Non so se. No, è svizzero. Ah. Un altro armadio. Andrea, vieni qua, corri. Andrea, corri, vieni. Dove sei? Andrea, vieni. No, cazzo, copre il banner. Andrea, no, il September ti copre la faccia il banner. Incredibile. Vabbè, ma chi se ne frega, un po' di censura ci sta, ragazzi. Twitch, io qua, sono Andrea. Molto offeso da sta cosa. Allora, c'è una nota con su scritto... Non riesco a selezionarla. Ma potevano mettere una minchia di mirino in sto gioco, eh? No, perché appunto... Allora, l'ora è 4:50. Ragazzi, segnatevi 4:50 da qualche parte sul vostro taccuino di fiducia o il vostro diario personale. Caro diario. Non c'è il mirino perché è pensato per il VR. Queste che cazzo sono? Sono sempre pastiglie per l'ansia? Caro diario. Oggi ci provo. Oggi ci ho provato ancora. Caro diario. Oggi ho preso gli psicofarmaci per la seconda volta e sono entrato in un paradiso artificiale. Non riesco, ragazzi, a selezionare le cose, vi rendete conto? Andrea, puoi prendere questi psicofarmaci e delle dita? È una spesa che chiunque dovrebbe fare. Mi sono staccato, non riesco manco io. Veloce però, entro oggi. No, mi sa che è buggato, non me ne so prendere. Ti copro io. L'orecchio l'ho preso, ma le... Ricarico! Scusatemi. Farò il guidatore. Che è stato? Te un deficiente sei. Te un deficiente. Attenzione. Qua c'è una coltivazione di qualche cosa. Perché abbiamo delle luci rosse. Le botole, ragazzi, non sono botole, sono porte.
Oh. No, loro intendono... Oh, ho sbagliato. Loro intendono i condotti da reazione sul tetto, Andrea. Ah, ma non sono botole comunque. Sono grate. Vabbè, ma non devi rompere i coglioni, però. Vieni qua, Andrea, invece, vieni qua. Great. Secondo voi cosa significa quando la luce è rossa? Che c'è il mostro? Significa... Basta, Andrea, Dio buono, ma perché devi attirare lo stronzo? Poi ricominciando da capo, abbiamo trovato un botto di items, ma cazzo. Invece un po' di pepe, no? Sì, un po' di pepe, ma un attimo, abbiamo appena iniziato, arriverà, ma perché dobbiamo chiamarlo? Adesso sto... Guarda, mo sta già arrivando... Sei un pezzo di guarda. Passiamo prima di qua, controlliamo di qua. Dobbiamo cercare di mappare la zona, mappare la zona. Qua c'è il cavallo. Cavallo. Cavallo? Aspetta che c'è una nota con su scritto. E riuscissi a leggerla, ragazzi. Beh, però è perfetto, scusa, guarda. Ma porca puttana, non posso selezionare le robe, ma quanto è buggato. Che è stato? È perfetto. Did you see the silhouette, but is looking to the right when is wrong? C'è qualcosa che si muove che si muove nell'oscurità. Ottimo. Così, no, non è perfetto. C'è cosa c'ha dietro sto cavallo? Un brolascio anale, guarda. È la coda, Andrea. Ma che è la coda? Ma che schifo. Sembra che stai facendo, guarda, dal mio punto di vista sembra che stai facendo un esame prostatico al povero cavallo. Ce l'ho fatta. Però ha detto che se guardava sulla destra è sbagliato. Ah, oh, una porta! Andrea! Sei bravissimo. Eh no, l'enigma ha fatto comparire la porta. Oh, che cazzo è? La porta! Che succede? Perché non si apre? Non lo so, serve una chiave? È disegnata. Non lo so se possiamo... Ma la possiamo respirare? Ah, sì, si può respirare. Va, bisogna tentare, ragazzi. La luce rossa vuol dire che il mostro è di vicino? Ah, buono a sapersi. Il gas è velenoso. Con il gioco a finestra non puoi cliccare gli item. È a finestra il gioco. Ma porca puttana. No. Vediamo se adesso... Cazzo è vero! Bene, qualcosa ha urlato. No, ragazzi, è proprio buggato. Vabbè, comunque è la finestra del gioco. Grazie che Vabbè, la porta comunque non va. Sono le backrooms, sì. Ma c'è almeno la possibilità di interagire in qualche modo? No. Andrea, ci leviamo che qualcuno ha leggermente urlato. Vai. Silenzio, piano. Un Io po' sono alla curioso. Volta. Non l'ho seguita particolarmente la leggenda delle backrooms. Degli scienziati un bel giorno si ritrovano. Urca troia, vai indietro. Eccolo. E niente. Ancora lì, vediamo. Sì, non e come passare. Facciamo? E corriamo. Vado. Paint. È andato. Non guardarlo. È sparito. Rosso. È sparito. Ah, ok. Non c'è più. Vieni. Scusatemi, ragazzi. Raga, la porta va aperta dopo, ma io, raga, che cazzo ne so. La vedo che mi compare raga. Una porta, provo ad aprirla. Raga. Chi c'è qua? Vecchio, ragazzi. Bro. Zio. Bro, no, zio è vecchio ormai, zio è vecchio. Mi piace correre nei... Come si chiamano i giovani in strada? Jason e Barbara, non lo so. Orca puttana, no! Ma che ansia! È ancora lì. Perché non se ne va? Broski. E mo come facciamo? È ancora lì. Sono molto orgoglioso che morirò giovane, non vedrò come andrà a finire il mondo. È sparito? Ok, qua c'è il cadavere, ragazzi. Però qua. Qua è la zona radioattiva. Qua è la zona radioattiva dove non possiamo passare. L'altra volta c'erano già stati. Devo capire come fare a prendere una di queste. Elegantissime, tutte. Cioè, teoricamente uno dice, vabbè, lo snudi. Svestilo. Ma Andrea. Important. The next area is full of radioactive. Protezione, mi serve una tuta protettiva. Details. There is a locked door that only will open if the radiation of the room is low level. Cioè, praticamente c'è una porta con il lucchetto che si aprirà soltanto quando il livello delle radiazioni sarà basso. Ah, ok, quindi dobbiamo aspirare le radiazioni. Sì. Mi piace che un cielo fan del cazzo copra, ci protegga dalle radiazioni. Andrea, però dobbiamo fare molta attenzione perché qua gira il mostro. Non dobbiamo attirarlo. Se fischi,
È finita. Sta cercando il tasto G, t'ho visto che ha abbassato la testa. Perché ragazzi, ci sono quelle persone che cercano il punto, lui cerca il tasto G. Potrei farlo, il punto G. Ecco, nel mentre sento suoni orripili. Io fischierei, in realtà anch'io vorrei farlo, però dai ragazzi. Allora, fermo, da lì siamo arrivati. Proviamo a esaminare ste zone. Luce rossa si è accesa. Orca puttana! Cos'è? Vai via! Un rave. Non lo so. No, non voglio niente. Aspetta, mi servono delle pastiglie, vaffanculo. Infatti, vedi, proprio un rave. Ciappale su. È proprio un rave. Cos'era? L'uomo del cavo? Minchia, madonna santa, ma c'hai nell'epiglottide, che cazzo è quella di un cammello? Quando butti giù la pillola ti sento da 5 metri. Scusate. Ma era il cammello, era il cavo, l'uomo del cavo? Era l'uomo del cavo, The Cableman. Non c'è. Tra l'altro ragazzi... Vabbè, c'è coso, c'è. C'è coso? C'è la faccia. Ah, è lì! Via, vattene! Dove sei andato? Vattene! Ma chi è? Oh! Oddio! Sta arrivando. Che schifo! Che schifo! Ah! Ma fa cagare, che è un pelo pubblico! È un pelo senza radice. Ah no. Attiralo. Andrea, non voglio girarmi. Fermo. Ho fischiato. Sei morto. Mario Biondi è deceduto. Lei è morto. È morto. Stai fermo qua che cerco la porta, tanto il mostro se n'è andato. Ah, ti ha ucciso e se ne vai, giustamente. Seguo l'heartbeat nel mentre. Che cazzo è l'heartbeat? Oh. Madonna, che fastidio, allora. Sta roba del cuore per capire dove cazzo devi andare. È vero che mette ansia al battito cardiaco. È abbastanza, più che altro non trovarlo è il problema. Ma io lo sento fortissimo. The port is locked. E dove port cazzo? The port is on the table. The door is open on the right. C'è la luce. Duomo. Prossima fermata. Io non salgo sui mezzi pubblici, per fortuna, da una vita. Per l'ultima volta che sono salito sui mezzi pubblici c'era un ragazzo ubriaco. Fai molta attenzione a quello che stai per dire. C'era un ragazzo ubriaco che ci stava provando con me. Ottimo. Cominciato a dire, ma vieni qui spesso sull'autobus, veda lei. Però che aggancio, Ma che cazzo? Hanno le tecniche di seduzione, Andrea, che non puoi non cascarci, una certa, direi. Ma perché? Ma che cazzo? E tu ti sei sentito lusingato? Bene che c'è magra, però. Ti sei sentito lusingato? Sì, la sicurezza è qui. Ok, Andrea, sono dove sei tu. Eccola lì la porta, stai fermo. Ok, ho trovato la porta. Ok, torna. Io sono revive. La faccia, porco giuda. Ok. Dov'è che sei, Andrea? Dove ero prima. Ti sento camminare, ma non ti vedo. Ah, aspetta, poi forse sei qua. Sono dietro un muro. Ma dove cazzo sei? Qua. Eccoti. Dov'è che... Eri arrivato in una stanza interessante. Riportami in quella stanza. Vedi che non ho stanno. La stanza interessante, al cinema. Non riesco, sto... Il mostro! Ma c'era sempre con me! Vattene! No! Bastardo! Ma c'è pure l'uomo cane! L'uomo lupo! Eccolo lì! S! O! E! Corri, idiota! Non ho la stamina! Sei morto, vero? Dai suoni deduco di sì. È bellissima sta cosa. E se non fosse un gioco, ma giocaste con le vite di persone reali? Che è stato, Andrea? Non ho più un cuore io. Questa volta, ragazzi, non mi sono sentito di censurare la scena, è giusto vederla nella sua crudità. No, non ci sto. Non li vedo i mostri quando sono in forma. Ah, vedi? Loro passano da qui. Guarda, mettetela su YouTube che fa instant karma sta clip. Però aspetta, perché qua ci sono i mostri.
i nuovi mostri. Sono, ma sono un nudo. E porca di... Ah! Ok, l'ho trovata subito la porta. Guarda che... Ok, c'è il cane là fuori, ragazzi, ma lì c'è la mia scatoletta con gli item. Andrea, fa attenzione, eh. La porta è lì a fianco, ma richiuditi dentro perché c'è il cane fuori. Sì, mi sono richiuso dentro. Andrea hai ucciso Dino, Andrea hai ucciso Andrea, bellissimo. Con che font me la tatuo? Dove, lancia la situa. E non ho niente, Andrea, mica, ma mi è corso addosso. L'orecchio, forse. Pareva una vespa incazzata. Andrea, non ho l'orecchio, sono morto, sì. I miei item sono dentro la valigia, la valigetta ho 5 metri da me, c'è il cane davanti. Allora lo attiro e ti faccio prendere la roba, va bene. Il cane no. Cane? Il cane no. Dove sei? Puffi, non c'è. Ah no, c'è, ok, lo sto tirando via. Incredibile, un lavoro di pulizia stradale allucinante. Entro il 2023 nessun cane randagio sarà presente nelle nostre strade. Votate Andrea, votate il maestro. Ok, puoi uscire, vai, esci. Sei sicuro? Perché non mi fido? Vai, esci. Fidati, è qua. Fidati di me. C'è la faccia, ma Cristo. E io non c'è voglio divisi, vedere. Divisi però. È certo che ci ha divisi. Sto per sentirmi male. Io lo annuncio. Prima di... Ragazzi! Che minchia di culo! Che minchia di culo, scurrile. Aspetta che devo prendere. Porca puttana! Sbarratto nella vita vera. Non posso uscire da qui. Sono bloccato. Andrea, sono bloccato. Esco, c'è fuori il cane, devi attirarlo in qualche modo. C'è la faccia, non posso arrivarlo. C'è la faccia, c'è il cane, c'è l'uomo cavo, tutto il circo. Che tra l'altro hanno dei nomi palesemente da rapper. The Face, on the mic. The Dogman. Dice Mike. The Cable Man, The Dogman, MC Face. Oggi ho fatto Cable Management, ho fatto saltare il salvavita. Perfetto. Meno male che ho le ciabatte di gomma. Come hai le ciabatte di gomma? Ma che cazzo stai dicendo? Le ciabatte che sono fatte di mi isolavano dal terreno. Quindi non ho preso la scossa. È qua il cane, m'ha visto, ok? M'ha visto. Sta ringhiando. Adesso, vieni. Vieni un cazzo. Ah, stai dicendo lui. Ok, l'ho tolto da lì, esci. Fidati. E dove vado? Esci da quella stanza. Ma dove? Vai, esci. C'è un'uscita, c'è. Sono fuori. Dove sei? Oh. È vivo. Oh! Ma sei una merda, Andrea. Sei una merda, sei. Sei veramente una roba allucina. Ma va a cagare, vai. Ma se torna indietro non è colpa mia. Comunque l'ho fatto apposta. Ah, sei morto lì. Eri di fianco a me. Guarda, l'armadio quello. È morto. Finita? Come cazzo facciamo ad abbassare le radiazioni? Qualcuno, qualche buon animo? Ah, perché il problema sono le radiazioni, non il cane. Andrea, io ho 10 vite, ne ho già perse 7. Corri. Sono morto, mi sa che sto per morire anch'io. E invece? No, lui ce l'ha fatta. Sì, lui ce l'ha fatta. Cerco la porta. Ah. Grande. Ragazzi, come facciamo ad arrivare il cane, a parte dargli la mano? Deve esserci un modo. Io c'ho l'orecchio, serve? Pezzo d'orecchio. Non riesco a trovare la porta col battito cardiaco. Chiudete le botole, nuovo meme. E Andrea, prova a chiudere sta botola che c'è qua. Ti sei aperto il lambrusco, cos'è? Mi sono aperto l'alcol. Aperto il ronco. Sì, è una pazza che esce da un armadietto. Si sente che si che sta. Non puoi bere dentro gli armadi. Poi sei rientrata. Ottimo. Certo. Ma porca puttana. Il lambrusco è buonissimo, è vero. Ti ricordi in Puglia quando abbiamo bevuto il vino, il mosto con la Fanta dentro? Che disgrazia per lo stomaco. Che paese colorato. Dov'è la porta?
sto per vomitare. Minchia, se non prendi le pillole vomiti sul serio. Per davvero, proprio, per davvero. Ma cioè, vi rendete conto che sono tornato all'inizio? Ok, il cane non c'è più, ho vinto. Ma ragazzi, ma perché sta stronzata che per respawnare devo cercare una porta di merda? Ma perché fa parte della lore. Come si tira fuori la minchia? Ok. Allora, di qua si sente il battito cardiaco. Ho 3 minuti e 21 secondi. Non possiamo chiudere le porte, ragazzi, le botole. Serve lo screwdriver. Cacciavite. Te lo ricordi il video? Ah, one man, one screwdriver. Certo che te lo ricordi. Io non ce lo ricordo quel video. Allora, se noi ce ne andiamo quatti quatti zitti zitti, forse ce la facciamo. No. L'hai passata. Aspetta, io vabbè, io cerco un modo per vincere, guarda. Sei tu? Andrea! Sono qua! Sei tu? Ah, eccoti. Vieni. Psst. Chiudi la porta che devo dirti una cosa. No, Andrea, sta arrivando! Ma porca! No, basta, io sono stufo, Ci posso credere. È vivo. Madonna, sì. Madonna! È vivo? Sono vivo. Dove cazzo sei? È qua. Ha visto. Minchia, che suono è? Ma che è? Un elefante? Un barrito di un elefante dentro un rotolo di cartone. Ah, che gangoscia! Che gangoscia! Ragazzi, l'italiano l'ha fatto lui, cioè. Che è sto suono? Andrea, lo senti? Entrate nella stanza relativa per vedere se ci sono tutte. Tutte, se fate in fretta, in teoria non morite. Sono morto. Se ci sono le tute. Ma mica come ho letto. Grazie, Polifemo. Andrea, stanza radioattiva. Sono già dentro la stanza radioattiva. Andrea is alive, bellissimo. Vieni, sono già qua. Ci sei arrivato o devo venire a prenderti? Andrea, sto male. Ok, vedi, l'ambrusco anch'io. Sono nella stanza del cavallo. Però il mostro è ancora qua, perché c'è la luce rossa. No, oh, è cazzo. Qua il mostro. Oh, cazzo. Sì, però ragazzi, io sono placato qua. Nel senso, con le placche in gola. Correte verso la porta. Non ho stamina. Sto cretino del personaggio fa 10 metri di corridoio. Sta male. Certo, io ne farei 3. Però poi si sente male. Che è stato? Tutto bene, Andrea? No, ce la fa. C'è The Face. Dove cazzo sei, porco d'inci? Non sapremo mai dov'è. Come faccio a uscire, ragazzi? Non sapremo mai. Non è inside the backroom, è inside the armadietto. Cazzo, sei un attore, sei un comico nato. Ma come cazzo fai? Vengo a citofonarti in casa domani, tu lo sai, vero? Che ti devo portare una cosa. È un pacco molto grosso. È una minaccia. Non sto scherzando, devo venire in casa tua a portarti un pacco, lo sai qua. Sì, vero, vero. Ma domani è sabato. Ma era lì cosa esci? Ma ragazzi! Domani andiamo al Just Cavalli, amo. Sì, magari c'è quel ragazzo dell'altra volta. Quello che mi piace. Non ti sto apposta ascoltando. Just Cavalli è un posto per rive, vabbè, non lo dico perché. Metti un giorno che. Cioè, guardate la mia ombra. La pantera rosa. Incredibile. No, l'ispettore Gadget. Ma qua quanto era. Si è rotto una lampadina. Andrea, se è alla Games Week, se viene alla Games Week ti regalo il mio reggiseno. Posso? Certo. Tutta la collezione. Merda. Attenzione. Ho paura. No, io sono vivo. Sto cercando di capire dove cazzo è lui. Nella stanza del cavallo e tre. Non mi ricordo dov'è il cavallo. Arrua abbastanza. Aspetta. Show yourself. Ti vedo, vieni. Gira a destra. Oh. No, c'era faccia. C'era faccia o non c'era faccia? C'era la faccia, non c'è più però. Se n'è andato.
Cioè, allora, sta cazzo di porta, come la sistemiamo, allora, ragazzi? Come usufruiamo della porta? Attraversate la porta correndo. Vuol dire? Attraversa la porta correndo e vai dall'altra parte. Ma questa cosa come facciamo a capirla? Boh. Sera. Harry Potter, ragazzi. Oh, qual era l'ora, ragazzi? Ve lo ricordate che abbiamo detto l'ora? 4.50. Qual era? 4.50. Non mi fido di te. Non l'hai 4.50. Capito? 30 anni? Non l'hai ancora capito? Non mi fido di te. Memoria, io ho la memoria di un Asperger. Non vedo un cazzo. Ho la memoria di Lommar. Manca le lancette, Andrea. Ci servono le lancette che hanno trovato l'altra volta nell'altra live. Ma va, non trovi le lancette. Prova a guardare nel culo. Cosa intendi dire? Ma ce le ho io le lancette. C'è un VHD e mai. Mi apri l'inventario, ce l'ho io le lancette. Allora, abbiamo uno screwdriver, abbiamo le. Ce l'ho io le lancette. E metti ste cazzo come di lancette nell'orologio. Allora, anziché ripetere a pappagallo! Ci stanno gasando dentro, muoviti! No, ne avevo solo una, solo quella delle ore avevo. Vabbè, mettila dentro. L'ho messo. Ma hai messo già l'ora? No. Ma un cretina! Io non lo so mettere l'ora degli orologi. Andrea, di mettere le 4.50, che cazzo stai aspettando? Guardate, allora, che scena incredibile, rinascimentale, direi. Come cazzo si gira? C'è la mano a forma di mano che prende la lancetta a forma di lancetta e giri la lancetta a forma di orologio. Non va. E interact. Non vedo un cazzo, togli la luce dal vetro che non si vede! E non va, effettivamente. Oh, adesso tiri fuori un foglio e scrivi 50 volte. Zitto, non va. Zitto! Oh, Andrea! Sei deficiente. No. L'hai chiamato? C'è dell'acqua. No, volevo tirare fuori la torcia. L'hai chiamato? Può venire di qua, secondo voi? Madonna, che scemo. Sono in entrambe le stanze, guarda. È nel corridoio dall'altra parte di qua, ragazzi. Sì, lo vedo, è là, guarda. L'uomo porta al cinema. Andrea, ho visto tutto comunque, Andrea. Che vuoi? Guarda, levati da lì, guarda, ti faccio vedere dalla mia prospettiva, levati. Guarda. Aspetta, devo prendere la rincorsa. Vai di là, esci di là. Ma perché stiamo perdendo tempo così? Guarda, tu guarda attentamente la porta. Madonna mia, sembra un parto. È un po' Stargate, proprio quando esce dall'altra parte. È il sogno di chiunque avere una porta del genere. La porta con le perline, quelle porte del cazzo dove ti strozzavi da solo. Sembra di passare tra i rasta di un... È vero, quelle cazzo di porte lì non ho mai capito l'utilità. Shh. Ruspa. Il cacciavite usate per chiudere le botole del cielo... Le botole del cielo, cazzo. Le botole del cielo al cinema. Ma cioè, Salvini è sempre in live su TikTok. Incredibile. Allora, Andrea, fa una roba. Vai lì, controlla la porta. Ah. Eccola là, siamo fottuti. Libero. No, ma Andrea, forse tu non intuisci una cosa. Il mostro è dietro di noi, corri! Mi hai fregato l'armadio. Andrea, quello lì scende dalle botole. Le botole dobbiamo chiuderle col cacciavite. Ma non c'è, non ce l'ho io il cacciavite. Ce l'ho io il cacciavite. Allora. Figa, ragazzi. Come drop, information. Allora, qua dovrebbe esserci una botola. Vediamo un po' se posso chiuderne una, giusto per provare. Ecco qua, c'è una botola qui. Chiudi. E come cazzo si fa? Close. Ma basta chiuderla. Non serve il cacciavite. Oddio. Ah, ma perché avviti, capito? Ah, perché dici... Andrea! Che cazzo è sto posto? Ah! I morti. The corpses. E giustamente ci sali sopra. Tutti beggare, guarda lì, ti becco. Che c'è scritto? Interact. Jennifer Marley. E quindi? Oh, Andrea, la luce rossa. Si sta spostando. Andrea si sta spostando. Andrea è dietro di te, luce rossa. È qua.
qui. Spegni i dispositivi elettronici, spegnete i dispositivi elettronici. È un aereo. No, perché dice che viene attirato da, dalle fonti elettromagnetiche delle, delle robe. C'è una nota qui. The corpses. It's about missing people who were found and applied up in this place. Some of their bodies were found with some anomalies. Okay. Jonathan Galindo, ma questo cerca qua Jonathan... la VHS che abbiamo già per altre informazioni. Quindi abbiamo, abbiamo la VHS che ci spiega su, su questi corpi qua. L'abbiamo trovata. Quindi dobbiamo trovare adesso qua, guarda, la televisione. Ora che ho trovato. Andrea, tu non mi stai ascoltando. Io sto mettendo insieme i pezzi, ma tu te ne stai sbattendo. Leggi, leggi questo corpo. Leggi il nome di questo corpo qui dove sono sopra. Leggilo. Non c'è scritto. Jonathan. Jonathan Galindo, quello là della creepy. È veramente l'uomo che assomigliava Andrea, a Andrea, Andrea. Oh merda, oh merda. Dov'è? Vabbè, ma questo, ragazzi, un bradipo rapito da un'aquila che rimane sempre col sorriso. Un'altra nota qui, aspetta. The locker code, the locker code, il codice dell'armadietto. Come codice dell'armadietto? De che? Look at the corpse, they hide a secret code. Just pay attention at the blood. Dobbiamo prestare attenzione al sangue. Attenzione, è dentro. Ci siamo. È qua, Andrea, è qua sopra, da qualche parte. Stai... I soffitti della mia classe. Allora, i corpi col sangue, hai detto? 1, 2, 3, 4, 5. Bisogna prestare attenzione al sangue, ha detto. I corpi qui col sangue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono questi. Quindi? E il secret code dove cazzo è? Ah boh. Questi corpi ci diranno qualcosa. Malcolm Fisher? A. Fisher. Marlene Williams? Marlene, ritorna protagonista. Marlene. Jennifer Marley? Come 232? Che cazzo di codice è 232? Figlia d'arte. Robert Nilo? Abbiamo un Robert Nilo. È qua, ragazzi. Ah, sono la tastiera, sono i tastierini numerici, dite. Selene Delgado. Ah sì, hanno ragione, allora, hanno ragione. Questo qua è l'1, guarda, questo qua è l'1, questo qua è il 2, questo qua è il 3, questo qua è il 4, questo qua è il 5, questo qua è il 6, questo qua è il 7, questo qua è l'8, questo qua è il 9, sì, ha senso. Ah, dite che la tastiera, ok. Ma l'ordine, ragazzi? L'ordine qual è? Due, tre, quattro, cinque, sei, nove. E proviamo. Ma dov'è l'armadietto, tra l'altro? È qua l'armadietto. Vabbè, semplicemente mettiamo i corpi che ci sono, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ambulanza. Non ha funzionato. Siete dei bugiardi, siete, va perché bene. Perché ho sbagliato io. No, ho sbagliato, no, 1, 2. O forse 1. 2, 3, sì, ok, aspetta. Prendo l'altra parte, ragazzi. È aperto o no? Funziona o no? Come possono essere... Ma è aperto, fanculo, ha funzionato, ma allora? Ma in, ragazzi, i numeri come fanno a essere in ordine alfabetico? Hammer? Abbiamo un martello. Ciappo su delle pillole e mi piglio l'acqua. Se levi la cazzo di mano, non posso più prendere, non posso più prendere altri di questi items. Il martello. E il martello a cosa serve, ragazzi? A spaccare le teste. Information. This tool can be used to break some objects. Ah, i vasi. Torniamo dai vasi, Andrea. C'è la cassetta. Io forse il videoregistratore so dov'è. Prima l'ho visto. Quando ero morto l'ho visto. Non me lo fa usare. Io è nella sala radioattiva. È vicino, è vicino ai vasi, Andrea. Mi ricordo. Allora, oh, cazzo. Andiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché qua lo stronzo. Spegni. Quando vedi la luce rossa, devi spegnere tutto, Andrea. Ah, tra l'altro, buttiamo giusto queste radioline che non servono una minchia. Madonna mia. Bravo, bravo. Incredibile. Sì. Il martello è per i vasi. Oh madonna, no. Vasi. Tutto Andrea. È qua. Itzir. Ah, che schifo, sto per sboccare, aspetta. Come stai per sboccare, perché? No, perché devo prendere le pillole. Ti è venuta una leggera ansia, costipato, ragazzo. Sì. Itzir. Ah. Non ci farà uscire sto stronzo. Spegni le luci, gli ho detto lui, io non l'ho mica spenta. Andrea, vado schiscio, se c'è, corri. Tu sei quello con più vita. Eccolo! Ah! Ah! No! Ammazza lei! Ammazza lei! Ammazza lei!
Io sono quello con più vita, mi sacrifico io se vuoi. Ammazza lei! Non ho stamina! Manco io. Dai! Sei vivo? Sì, sì. L'abbiamo fatta. No, non c'è più, tanto non c'è più, che cazzo ti chiudi? Zitto! Non c'è più. Sei dentro l'armadietto anche tu? Sì. Mi spieghi com'è possibile? No, sono in un altro armadietto. Andrea, vedo la tua mano, siamo nello stesso armadietto. Ah, sì. E guarda la live. Che schifezza sta succedendo? Evidentemente ci stiamo in due. Vabbè, sono uscito. C'è la luce rossa, Ocio, è qua. È lì, guarda. Ah, sì. Intimo. Andrea, devi salvarmi, perché io ho un botto di item che non possiamo perdere. Non me ne frega un cazzo di te. No, a parte gli scherzi, devi portarmi al tuo obiettivo. Il videoregistratore. Il tuo obiettivo è portarmi alla stanza coi vasi, non è il videoregistratore. Portami alla stanza coi vasi. Non mi ricordo dov'è. Perché è l'enigma più facile. Oh, cazzo. Forse di qua. Eccolo. Come eccolo? Oh, Andrea, non far scherzi, Andrea. Ecco. Il registratore, nasconditi. Che angoscia. Fischio? No, col testa di... Fischio? Fermo, ho il registratore. Cannot turn at this moment. Aspetta. Dov'è? Che cazzo era? È là, fermo. Non attirarlo. Lascialo lì. Oddio. Oh, Gesù Maria! No, hai fatto partire la cassetta e lui non c'è lì. Chiudi! Hi. Devo bere. Ciao. Hi. Hello, motherfucker. Ah, è un vino italiano che sentirai. Quanto è triste tenere il vino in cartone nella cantina. Il tuo personaggio mi ricorda Jane un'attrice. No, un'attrice. No, non Jane. Sì, no, è vestita come Jane di Breaking Bad, ma mi ricorda un'attrice, non mi ricordo quale. Andrea, non fa... Ma senti il suono della morte dall'altra parte, il diavolo gratta sulla tua porta, che fa? Apre la porta. Andiamo, non c'è più. Io non so dove. Io sono scappato e non so più dove cazzo è. Non sai tornare indietro, è vero, manco io. Eh no, non era qui, Andrea. Però c'è che ci sono. Pilloni dell'ansia. Li ciapo su. Qua. Non le posso prendere. Le posso prendere o no? Ma porca Vieni. Puttana, ragazzi. Porca puttana. Sono qui, fatto. Esci da lì. Oh! Orca troia, la faccia, lascia stare. Mi è preso un infarto. Oh. Ecco, dai, faccio ripartire sta cosa. Soggetto 2. Malcolm Fisher. Ah, Malcolm Fisher, vedi? Sta arrivando. Nathan Allen, ricordatevi, Malcolm Fisher, Nathan Allen. The previous subject was found without some fingers. Questo è stato trovato senza un occhio, quello senza le dita. Jonathan Galindo, Goofy Face. The previous subject was found without the left foot. Senza un piede? Piede sinistro? Niente. Basta? Finito. Sembrava la ricetta per un'ottima danza da hotel. L'avete presente? Piede destro, mano sinistra, due dita. Come si chiamano quelle danze lì, Andrea? Quella okay, piscina. Okay. I balli estivi. Ah, è l'acqua gym. Non l'acqua gym, più o meno. I balli di gruppo, il risveglio muscolare. Vabbè, le balere, insomma. Body dance. Porca puttana. Non guardare a destra. Chi c'è? Chi è? Sbircia. C'è qualcuno. Guarda chi c'è lì. Ah. Non guardarlo, t'ammazza, eh. Se n'è andato. Come se n'è andato? Dove cazzo sono i vasi? Dai!
Non lo so, ma stiamo andando stranamente bene, Andrea. Quindi cerchiamo di... L'ho detto. Perché... Te l'hai mandata. Apri, cascetto. Secondo voi, sta nebbia qua, cosa ci fa? Per me è effetto scenico, tipo sopra, perché noi siamo nel backstage, sopra c'è il palco di Pink Floyd e sta partendo il concerto. Ma qua ci siamo già stati. Andiamo a cercare la roba coi vasi, ma qui siamo all'inizio, Andrea, come cazzo siamo tornati? Sì, siamo tornati indietro, ma com'è possibile? Ah boh. Qui per nascondersi. Tornate nella stanza di prima con i cadaveri. Mentre gli altri su... Con gli altri... È giusto. E lì mettiamo la mano. Però ci serve un piede, ragazzi. Abbiamo soltanto... Porca troia. Piede, la mano e le dita. Io c'ho un orecchio. Nessuno gli mancava, le mancava l'orecchio, no? Ci serve un piede, abbiamo la mano e le dita. Il problema è trovarli, sti cazzo di cadaveri. Non so che fine fa. Come cazzo si torna indietro? No, qui dove eravamo prima. Sta arrivando, Andrea, vattene. Porca troia. Comunque a me sta piacendo sto giochino, ragazzi, eh. È molto cool, è molto... Oh. Mi ricorda le vecchie glorie horror. Andrea, tu parli sempre nel momento sbagliato. Fischio. No, per l'amor di Dio, qua è dove c'è il cane, solitamente. Ah, allora siamo giusti, torna di qua. Cammina piano, non correre. Cavallo, sì, non correre, qua. Piano. Che se corri qua. È finita. Attiri la bestia. Non correre, corre. Ma mi piace. No, è vero, qua c'è l'orologio, che cazzo dico. Non lo ricordo più. Dove cazzo erano i corpi, ragazzi? The corpses. Le parti che trovate in giro vanno riattaccate ai corpi. No, quello abbiamo capito, ragazzi. È ritrovare i corpi. Che vanno rincollati, è quello il problema. Carino ma l'ansia. Beh, ragazzi, è un gioco horror. Vabbè, ci sta. È fatto molto bene, devo essere sincero. Mi incuriosisce molto la... Qua, no, di qua si va nella zona radioattiva, no. Cioè, è un'idea semplice, perché alla fine... È sbagliato! Hai capito che è sbagliato, Andrea? Esci. Sto esplorando. 5 secondi. 1. Vieni qui! Non erano mai 5 secondi. Al 3, vieni qui! Al 3, 1! Non era mai al 3. 2, vieni qui! Chiudi, bravo. Qui c'è dell'acqua se vuoi. Mi ha aperto prima. No, aspetta, forse di qua. I vasi non erano nella zona radioattiva? Erano vicino alla zona radioattiva. C'è il cane. È lì. The cane. There is the cane. It's over there. Io traduco per sei deficiente ogni volta. Trangugiare pastiglie. Internazionale. E qua, Andrea? Eh sì, l'ho visto. A me lo No, dice. Non il cane. Stai quatto? Faccio che sono leggenda, guarda. Sam, devo andare. Sta zitto. E il porco che sta là in alto. No! Addio, Andrea! Il cane. Che vergogna. I cani. Mi sembra quel meme là con la canzone in sottofondo che fa Revenge. C'è anche l'uomo cavo nel mentre che mi sta passeggiando davanti con il suo bellissimo con il suo leggiadro piede 57. Aspetta, io c'ho, sono qua, vedo dov'è. Questa frase non ha senso, ma ti ho capito. Io sono qua, vedo dov'è. Anzi, io c'ho, sono qua, ma vedo dov'è. Aspetta, ragazzi, lo aspetto qua perché è inutile che mi muovo. Da soli non ce la facciamo. Serve uno che faccia da esca in sto gioco. Sento il battito, ma non vedo la porta. Cheat. Qualcuno. I cadaveri sono vicini alla zona del corridoio pieno di muri. Grazie. Grazie. Non solo corridoi pieni. Grazie. Siete molto d'aiuto. Grazie mille. Adesso so esattamente dove andare. C'ho l'ansia, il mio personaggio c'ha l'ansia.
Guardate dietro l'orologio. Ho già preso la pozione che c'era dietro l'orologio. Dovreste giocare insieme a qualcuno di esterno e poi usare lui come esca, vedi? Ma che cazzo? Siete malati. Questi fiumi sono fiumi. Ok, sono rinato. Ci sei? Andrea, ma il mostro è qua, rosca. Sì, lo so. Hai preso tutto? Sì. È entrato lui, vero? Non mi ricordo, ragazzi, quale cazzo è la porta dei cadaveri. Sta arrivando, Andrea. Ma che palle sta... Allora, devo capire una roba. Perché, ragazzi, diventa rossa la luce quando ci avviciniamo alla luce? Il mostro è già lì, no? E no, ti avvisa, no, che è in quella zona. No, comunque di là non c'è niente. Sono andato... La porta era di là. Di là si torna all'inizio del livello. Allora lì si... Porca troia. Allora lì si torna all'inizio del livello. E va bene. 10.000 suoni differenti nel mentre. Qua c'è il cane. E va bene. Però... Questa porta qui. Me la sento... Ma no, ma ci siamo già stati qua. No, qua c'è il cavallo. Ok, qua c'è il cavallo. Cavallo. Questa, guarda, qua. Sono sicuro che è qua. Vieni. Ragazzi, ho il buco del culo che ci passa una corda di violino, veramente. Non è stretto. Qua, perfetto. Non mi ricordo, ragazzi, la mia memoria... Ma proprio la capocchia di uno spillo è più larga. La memoria meschiana ci ferma qui. Ok, aspetta, qua dove c'è sempre il cane. Qua. Chiudiamo ste merda di botole, così sto stronzo non viene più. Chiudile tutte, bravo, per favore. Ma non ce l'ho io il cacciavite. Ah, solo io le posso chiudere? Sì. Forse di qua, guarda. Qua ci sono i vasi, sì. Andrea. Ho un buon presentimento. I vasi, vieni qua, ci sono i vasi, vieni. Pacca, sfonda. Chi è? Porca puttana, hai trovato qualcosa? C'è un pezzo di corpo, ciappalo su, tu ciappa sui pezzi di corpo, là davanti a te. Il naso. The nose. Ok. Hai trovato qualcosa dentro i cocci? Acqua di mandorle. Qua c'è un foglio che dice "One of those vases in this room contains something, but they are so hard to break." Vabbè, uno di questi vasi contiene qualcosa. Vieni, qua ce ne sono altri. Anche lì. Un po' difficile. Niente. Andrea, sta arrivando. Shh. Madonna santa! È qui. Puttana! È qui. Sfonda quel vaso, veloce. Ma che sfonda quel vaso, Andrea? Stiamo qua. Andrea! Dai! Sei fuggito, ho trovato l'occhio finalmente. Chi è che era quello che gli mancava l'occhio? Holden. Shepard, quell'altro. Fisher. Andrea. Non riesco. Dov'è l'uscita, porco? Qua. Andrea, sta buono. C'è il cane lì. C'è il cane lì a fianco a te. Stai calmo. Mi è passato davanti. Sono dentro l'armadio che hai appena passato. La vedi la mia luce? Buonasera. Polizia. Va bene, esco. Patente libretto. Va bene. Dovresti dire, ma gente, non sono in macchina. Oh, cazzo. Andrea, dov'è? Oh, merda. Ottimo. Bene così. Adesso muoio io, che sono quello che non deve morire. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Oh. Andato? Ragazzi, nel bene e nel male, vince. Madonna! Che cazzo sfondi? Sto guardando... Oh! No! Non venire da me, vai via! Oh! Ma non venire da me! Ma sei proprio una cagna! Vai via! Ma perché sei venuto da me, cretino? Ma non t'avevo visto. Ma lei è un deficiente, nascosto dietro l'armadietto. Siamo in due nel castello, cazzo. Cazzo, devo dire. L'ho fatto apposta, comunque. Ma il fumetto quando esce? Ma che domande sono adesso? Sta andando in merda tutto. No, ma mi piace la pertinenza delle domande, anche su Instagram. Tipo, ma un giorno metteremo una storia dove io sono morto e voi chiederete, ma Laura Knight quando?
No, è così che funziona. Io ritirerò a Cretopelle. Eh sì, così funziona. Perché fino alla funziona così. No, non sono mai stato vivo io. Ma se n'è andato sto minchia di cane. Per l'orologio dovete mettervi dietro e girare le manopole che sono dietro l'orologio. Sì, ah, poi... perché è uno di quegli orologi con le vetine. Ecco, vedi. Sì, bevi, non è successo niente. Lambrusco. Pillole. Ah. Oh! Che? Ma porca è di qua. Niente, usciamo per bere, impasticarci e rientrare. Proprio è un po' la storia della mia vita. Sì, proprio la BC di una dipendenza. Ragazzi, un quarto d'ora e possiamo uscire. Datevi il tempo di passeggiare al cane. Sì, intanto io fumo. Anzi, svapo, raga. Forse ce la facciamo, eh. Io ho ancora la vita bassa, però. Peccato che non puoi usare l'inventario dentro l'armadietto, sennò almeno mi sono dei coglioni. Oh, piano con le parole. No, io dico le parole per quello che so. Cioè, come ti permetti? Invece mi prendi con la bocca, mi permetto. Ok, Andrea, sono fuori. Ora, per l'amor del cielo. Ma dove sei, tra l'altro? Che ti sento, qua vicino, sono qua vicino. Dentro uno di sti cazzo di vasi. C'è la risposta. Stai giù, allora, quatto. Allora, così non ci sente. Grazie. Ascoltami un attimo. Guardami negli occhi mentre ti parlo. Io ho trovato l'occhio. L'occhio è una delle parti del corpo che dovevo mettere. Ti metti in posa da surfista. L'anatomia perfetta di te, figurante. Guarda la mia scollatura. Venitela, guarda. Sì, Andrea, ma perché dobbiamo distrarci ogni volta? Ho capito. Ce l'hai e te la senti. Ho capito. Vedi, così. Okay. Chiudi quella merda, per favore. Bravo. L'occhio Fisher. Poi dopo Galindo il piede, se non sbaglio. E l'altro che non mi... ricordo il nome. Andrea! Oh. L'ho visto. Ho trovato una chiave. C'era una chiave dentro. Prendila, vieni qua. No. Red key, da che? Di chi? Ah, uscirà da lì, eh? Eccolo! No, ti prego, Gesù. Ah! Ma portarlo qui! Ma sì! Ma una gallina, ragioni cazzo! A branco! Ma vai in giro, una pecora! Ma porca troia, ma vai da un'altra parte! Ma disseminiamolo! Disseminiamolo! E io ho vinto. Basi che volano al cinema. Il cane... Ma c'è soltanto una... Oh! Porca troia, che incubo! Sperdetevi come i ratti. Sperdetevi. No. Ah. Oh merda. Dai, però girare. Di cane di merda. Aspetta, Andrea, non attirarlo, farlo andare via. Mica pensavo fossi tu, tra l'altro. Isca, Tusca, Topolino. Se si gira sono fottuto. Ma porca di quella puttana vacca bastarda, sto cazzo di anatomicamente perfetto. Odi! S O E il fischietto. Rimani nell'armadio. Cioè, ma perché non rimani nell'armadio? Ma sei un vabbè, io rimango nell'armadio. Quando rompi i vasi, attiri i mostri. Questi sono proprio i consigli del gioco che ti dà il gioco dopo che ormai è troppo tardi. L'avevamo capito, ragazzi. Per procedere nel gioco, usa la stazione. È arrivato un testimone di mafia per un secondo, scusate. Un intervistato delle Iene. A un certo punto mi ha passato le sostanze. Il verso è... No, cascasse il mondo, Andrea rimarrà sempre indifferente. Perché non sta. Lui non sta vedendo il mostro. Ma me ne frega un cazzo. Come accedo a Discord? Col PC. Con le dita. Con la mano. Con il braccio. Se lo guardi negli occhi, il cane si ferma per un po'.
Certo, mi fido tantissimo. Che cazzo vuol dire sta cosa? È vero, ma parte un amplesso, parte un limone dopo. Ma dovevo cercare la porta, sono qua a leggere i vostri commenti. Mi distraete sempre. Comunque qua il cane, è ancora qua. Io non ho più la gola, nel mentre. Ma che ore sono, tra l'altro? E non sta passando più, Andrea. Mancano ancora 20 minuti. 20 minuti all'arrivo. Lo sento, ma non lo vedo. Ma che cazzarola è? Sì, però che cazzo. Guarda, qua fuori vedo la sua criniera dalle fessure. Andrea, indovina un po', ho trovato la stanza con i corpi. Ricordati, tu ricordatela. Ma ricordatela dove? Guarda, è sempre quando non serve. Ah, sono dove c'è il Cable Man, tra l'altro. Vabbè, guarda, a capire... forse è meno fastidioso il Cable Man di sto cazzica. Non lo so, perché il cane è più facile da... da addestrare. È più facile da... da fuggire. È vero, Dino, era scritto nei documenti. Guarda il cane negli occhi e scappa all'indietro. Ah, come le tigri, devi farti vedere stoico. Se scappi, l'istinto predatorio lo fa. Facciamo la falsa carica come gli elefanti? Dove cazzo è? Sento il battito cardiaco, ma non lo vedo. È qua. Ma che fastidio sta cagata del battito cardiaco, ma fammi rinascere, basta! Dov'è? Ah! Via. Ottimo, 6 vite su 10. Sono messo niente, malissimo, niente, ragazzi. Andrea, io ci sono, sono ritornato. Per un secondo mi stavo facendo i cazzi miei, non mi ricordavo manco di stare là. Ora spawn e cercane, possibile. Però allora, finché io non... sono nell'armadio, lo sento. In teoria è ancora qui da me il cane. Però Andrea, il fatto è questo. La chiave ce l'abbiamo, ma l'abbiamoci dal cazzo. Scusa. Esce. Sei tu? È certo che sono io. Aspetta che mi curo. Ok, ti vedo. Allora, se stiamo bassi... Madonna, sei proprio un'ubriaca, cazzo, un alcolista. Ma una ragazza proprio che ha buttato via la sua vita. Cioè, è tutta storta vende, mentre bevi. Non fa, non che fa. Cazzo è la posa da supereroe? Spider-Man, dai, su. Cosa pensi delle tipe che bevono? Cosa pensi delle tipe che bevono? Puoi per favore uscire. Fuori, via. La maschera dal teatro. Via, fuori, basta. Qui non si può fare. Via, uscite. Queste cose le fate a casa vostra. Fuori, via. Oh, mi devi ascoltare. Esci, non guardare la chat che è inutile. Esci. Ah, va bene. Che ti devo dire? Dov'è la porta? Dove girati, sono... girati. Dove sono i morti? Dove cazzo sono i morti? Esci. Adesso, io ero qua in sta zona. Qui c'è non sta porta. Non è vero che eri in sta zona. Ah, già. Non ci siamo mai entrati qui. Ma che cazzo è? Oh, merda. Shh. Il cane è qua, Andrea. Io non so se può aprire le porte il cane. Mica, ma si sta rotolando. È caduto giù il cane, non è che è sceso. Guardate la mia facecam. No. Ma sei deficiente. Ha colpito me! Cioè, ha fischiato lei, ha colpito. Allora, se lo fisso non mi attacca. Siete delle eleganti bugie, proprio. È incredibile, ragazzi. Doveva finire così, dai. Sei morto. Ah, sei vivo. Te n'è andato, puoi uscire. Certo, mi fido. Come no? Come no? Ti sacrificheresti mai per un amico? Io voglio quella soundtrack nella vita, Andrea. Compriamo i diritti di quella musica. Così la possiamo usare durante la live. Ruberesti mai a pugni la Madonna? Ruberesti mai una vecchietta? Sì. Lo sai che i Chad... È vero, ragazzi, dopo vi devo dire una cosa interessante alla fine della live, tra pochi minuti. Hai rubato una vecchietta. Oggi ho rubato. Beh, presente la musica... Cioè, io dico una roba del genere e te ne sbatti i coglioni. No, ma è ovvio. Ho violato la legge e te ne sbatti i coglioni. È vero che lo so, ma io me lo faccio ogni giorno. Ragazzi, vi spiego, ma domani pongo rimedio, tranquilli, tranquilli. Lo dico pubblicamente perché ho rubato senza rendermene conto. No, ero andato al supermercato. Guarda, proprio una bella storia da raccontare mentre che sono qua dissanguato dentro un armadietto. Mentre con Mastino là fuori vuole sbranarmi. Siamo andati al supermercato.
Avevamo 300 robe in mano, non avevamo il carrettino, il cestello dove mettere la roba. Allora, a un certo punto, ci ciappiamo su due Red Bull, perché la Valentina fuma, beve, fuma. Vabbè, fuma le Red Bull. Si fuma il crack, si beve le Red Bull, e quindi abbiamo ciappato su due Red Bull. E io non sapevo dove cazzo metterle, le ho messe in tasca. Ma come cazzo fa a starti in tasca una Red Bull? Perché io mi vesto, ok, mi vesto di competenza con i pantaloni cargo, 20 perché l'uomo deve avere almeno 17 tasche sui pantaloni, se no non è un uomo. Mi sono comprato il borsello da quindi, Maranta. Quindi, ecco, vedi? Ma io veramente, guarda io. Quindi, me le sono messe lì, vado alla cassa automatica, paghiamo quello che dobbiamo pagare, esco, a un certo punto mi tasto le tasche e tiro fuori. Oh, due Red Bull, ma... Prova a spiegare alla polizia. Non me ne ma è bello che c'era il tizio lì che stava controllando il funzionamento di tutto. Non se ne è accorto né lui, non me ne sono accorto manco io. Domani tornerò e gliele pago. Dico, guarda che ieri ho preso due. Ieri ho rubato due Red Bull. No, dico, ieri sono entrato qua per ora e non avevo pagato due Red Bull perché ce l'avevo nella tasca. L'ho messo in tasca perché avevo... gli spiego la situazione e gli do i soldi. Ti resteranno comunque. Resteranno comunque. E mi farò questo lavoro forzato per La legge non ammette ignoranza. Però ragazzi, una nonchalance, se dovete rubare, rubate così. Sto ovviamente scherzando. Ma sì, non ci ruba. Non c'è bisogno di dirlo che non si ruba. È nei 10 comandamenti anche, ma c'è pure bisogno di dirlo perché siamo su Twitch. Bisogna di dirlo che non si ruba perché altrimenti sembra che... Non si ruba mai proprio. Neanche la simpatica Gio che sono rinato. Il giorno dopo torno e dico: guardi, scusi, si ricorda, sono quello che ha rubato le Red Bull ieri. Ecco, nel mentre che vi stavo ripagando le Red Bull, ho preso anche il prosciutto, non ve l'ho pagato. Sì. Facciamo un evento a catena. Ok, esci, sono qua fuori, esci, non c'è. Fidati. Ma se l'ho appena sentito ringhiare. Sono qua. Non sei. Eccoti. Andrea, hai delle pastiglie? Sì. Cosa mi dai in cambio? Un cacciavite in un occhio, grazie. Madonna mia. No, perché vomito altrimenti andrà. Cioè, qua in sto gioco se c'è l'ansia non puoi andare avanti. Sbocchi. Ok, dove dobbiamo andare, ragazzi? Dai corpi dobbiamo andare. Da qui dove cazzo sono sti corpi? Di qua. No, solo so io dove sono. Ho avuto un'epifania. Attenzione, ragazzi, maestro. La faccia. Girati. Ma se n'è andata. Madonna mia. Michael Jackson dopo una plastica facciale e lei. Dopo questo personaggio. Mentre che fa il walk. Dovrebbe essere di qua. Ecco, e mo c'è l'altro nemico. Era da questa parte dove c'era il cable. Andrea. Qua, sì, capito. Eccolo. L'olifante è una creatura misteriosa. No, non ho stamina, ma... Arca! Dai! No, è mio! Bagasse... Aspetta che... Le parole! Sì, che me l'ha aspirato! Ha detto la parola con la B! Porco Giuda, sì. Sì, vabbè, ce n'è andato. Mi sta venendo un infarto nel mentre, aspetta. Usa. No, non c'ho le pillole. Vomito, ci siamo! Andrea, la red key! Corri! Sbocco! Chi se ne frega? Vieni le pillole. Aspetta, forse sono qua. No, Andrea, apri la porta perché è l'altro livello. Veloce. Quindi sta cazzo di porta. Oh! Aspetta, stai calmo. Adesso le troviamo. Oh, mi stanno incrociando gli occhi. Lo so, resisti, Andrea, resisti. Non ho pillole io, me le hai date a me. Te l'ho chiesto a te prima. Vabbè, io non guardo, vado avanti così. Cos'è sta roba? Un quadro. Mica sono un genio. Meno male che se non ci arrivo io, ragazzi, altro che. Cos'è questa roba? Un altro quadro. E questo è un muro. E sono quadri. Il Belize. Siamo entrati al MoMA. Mi sto sentendo male. Beh, resisti, Andrea. Prova a vedere se qua c'è qualcosa. Te le cerco io, No, cos'è? No. Ok, aspetta. Forse qua troviamo qualcosa. Aspetta. Le pillole, Belize. Non c'è niente, Andrea. La combinazione qual è, mo? Io che cazzo ne so. No, come cazzo faccio a giocare così? Lo so, hai ragione, Andrea. Ma è possibile, ragazzi. Ok, se n'è andata, l'ansia, a posto. C'è... No, non se n'è andata. C'è la foto di un gattino qui. Hide.
Ma abbiamo aperto sta porta per niente. Eh no, c'è la, scusate. La combinazione, dentro... vieni, la combinazione di sta roba, la, ce la facciamo dire da qualcuno? Non ci posso credere. Ragazzi, vuole barare, questi, vuole barare. Da uno di questi 988 medi, perché su stream c'è scritto medi. Oh, oh. Ma anche una qua pillola a 2 euro, minchia, economico qua. Sì, sì, manco Breaking Bad, quindi affari proprio, fluente. Ragazzi, okay, ragazzi, è palese premo... che lui voglia barare, quindi... No, perché se premo la V un'altra volta sbratto, quindi decidete, o sbratto... In inglese, o... barrier. Quanti numeri? Vado a vedere io, levati Andrea. No, sono lettere, non sono numeri. I, E, A, dobbiamo scegliere O, B... Au, prova au. Ma esce fuori ebete? E, B... Come cazzo? Sì, ebete, ci sta. Vediamo se ebete funziona. Non va. Vabbè, no, sono solo le vocali, vero? No, ci sono sia consonanti. Porca puttana, vacca, bastarda, dov'è? Ah, sei tu che hai aperto un cassetto, cretino. Minchia, sembrava. Sembrava il suono di una. Di una. Di una tigre albina. Ma non riesco più a interagire. Andrea, che cazzo stai facendo? Sei bloccato? Aspetta, sto... Ho scritto tutta. Eh? Hai scritto tkowow. No, vabbè, avevo scritto... Hai scritto tkowow. Complimenti. Cos'è che dobbiamo scrivere, ragazzi? Ah, mi sono preso per sbrattare veramente, non sto scherzando. Loser. Room? Beh, potrebbe starci room. Vabbè, io sto fermo perché... Sì, bravo, sta veramente... fermo e non rompere i coglioni. Guarda la porta. Come al bagno. Però rooms non c'è, ragazzi. C'è la S, non c'è. Death, dicono. Molar? Death? Death. 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 Non c'è da dire, ragazzi. Molar, mi avete detto? Proviamo Molar. Molar ci sta. Qualcuno è andato su Molare. Google? Ah, non c'è però. Sì, no, c'è Molar. Attenzione. E? Come cazzo si apre? Qua, nei quadri ci sono le lettere. Vabbè, ragazzi. Funzionato? No, è chiuso, ragazzi. Non si apre. Ma no, è veramente, se muovo la visuale... Osserva nei quadri dove ci sono le lettere. Ah, ci sono le lettere nascoste nei quadri. Ma fanculo. Fallo tu, fallo tu. Ok. Madonna. Le lettere nascoste nei quadri. Le lettere nascoste nei quadri. Non mi sembra di vedere nulla, ragazzi. Ma proprio niente. Nella riga sotto, dicono. Nella riga sotto. Ah, lucchetto. Puttana vacca. Allora, non vedo. Ma che cazzo devo scrivere, ragazzi? Molar. Ah. Però seriamente, come mi sto facendo un effluvio qui mentre... Allora, mola. Il gas è nocivo e sarà. Ah, lui l'ha messa nella riga dove non ci sono frecce. Ma è proprio un cretino. Come ha messo nella riga dove non ci sono le frecce? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, l'ha detto la chat. Minchia, tra non sai proprio fare due cose insieme comunque. Aspetta. Comunque, ragazzi, voi come la... dove le trovate le lettere nei quadri? Death. Prova Ocean. Ah, dite che è una di queste robe. Ah, Ocean. È possibile. Ma non ci sta Ocean. City. Skyline. Mountain. O lago, lake. Però mi sa che è un po' corto. Sono due laghi, una città e due oceani. Cioè, due spiagge. Beach. Prova beach. Il gas è il fiuto del cane. La Madonna. Sì, sì, il diavolo. La voce del fruscio di mille acque. Stessa frase. Non ci sta beach. No, forse sì. Ocean, prova Ocean. Aspetta, sto mettendo beach. Ocean, non ci sta beach, sì. Però non c'è l'H finale. Non c'è l'H finale. Scusate. Una certa la curiosità, siamo in due. Lemon, com'è? Non va, ragazzi. Quadro in inglese. Questo enigma era fatto malino e si vedeva solo se... attaccato al quadro?
Oh oh. Oh Cristo. Oh. Andrea, stai fermo, non ti muovere, eh? Stai giù? Arranicchiati. Sei effettivamente rannicchiato. Le iniziali di ogni figura del quadro ci sta. Quindi era montagna. Aspetta, andiamo a vederla. Stai qua, Andre. Vado io. Ricarico. Aia, aia. Allora, quindi M come prima, dici? Aspetta. Oh, Cristo Dio, ragazzi, no. Sta arrivando il mostro, Andrea. No, se n'è andato. Ah, che culo. No, cazzo, se n'è andato o no? Boh. Madonna, è qua, ragazzi. Ragazzi, le dura. Però io dispositivi elettronici non ce li ho. Ed è letteralmente dall'altra parte. Allora, M di montagna, Andrea. Prova a mettere la M. Ok, la M l'ho messa. La seconda? C di città, city. Proviamo, ragazzi. Proviamoci. Poi sarà B di spiaggia. No, sì, B di spiaggia o O di oceano, non saprei. Vabbè, no, c'è la B, la O non c'è. Allora, B di spiaggia ancora. No, c'è anche la O. Vedi che c'è anche la O. Però B mi sembra più... Allora, saranno due spiagge dopo, quindi B, B o O e poi M di nuovo di montagna. Ok, mettiamo M, C, B, B e M. Avvicina il quadro... Aspetta. Oddio. Avvicinati al quadro e alza la visuale. È qua. Ma è dall'altra parte, Andrea, perché in questa stanza non ha le grate. Cioè, l'unica grata è questa. Ah, quindi ti compare la dia. Ma ragazzi, ma dove dovrei guardare? Scusatemi. Devi puntare la torcia sul quadro e vedere il riflesso delle lettere, ma deve essere molto vicino. Che porca puttana. M-P-P-O-M. No, non c'è, ragazzi. Sarò deficiente io, ma non vedo una minchia. Così dite. Ah, aspetta. N. Ok, l'ho trovata, Andrea. Qui c'è una N. Ok, la prima, la seconda. Prova l'ultima. Ok, l'ultima è una N, poi. La Madonna, è quanto specifico sto lì. No, però, scusa, come cazzo facevi a capirlo? Cioè... Più che altro non è una luce ad infrarossi che dici... Ti nasconde qualcosina. Qui non la riesco a trovare, ad esempio. Una A, dicono. Dove cazzo la vedete, ragazzi? Non era una N, era una N, ragazzi. C'è la N? Andrea? Sì, la N c'è come ultima. Allora, è una N. Le lettere sono uguali in tutte le robe. Non riesco a trovare la lettera. Quello, no, dicono che in questo che stai guardando adesso c'è una A. Ma dove la vedete, ragazzi? In alto, in basso? Oh, facciamo tutto il quadro, ma io non... Guarda, vedo... sembra uno di quelli che restaura qua. Ci sarà una A, ma io non vedo un H. In basso a destra, dicono. La A. Siete bugia, siete menzogne. Siete il frutto dei vostri genitori. Non c'è. Ma siete dei bugiardi. Spegni la torcia, si vede meglio senza. Vi adoro. Aspetta. No, forse qualcosa. No, non... No, manco qua. Ragazzi, non la vedo io. Però no, ragazzi, siamo scemi. Dino fermo. No, mi muovo. Non c'è. Sono le 11 quasi. Oh. In basso a sinistra adesso, si è spostata. Ma che cazzo è? Ma ormai ci stanno prendendo per il culo. No, allora, l'altra è, ho capito più o meno cosa si dovrebbe vedere. Quindi una sorta di pennellata nascosta, come prima. Però qua, io in questi quadri non la vedo. O sono deficiente io? M. Ma come cazzo fate a vederla, ragazzi? Ma dov'è? La M però l'ho vista anch'io stavolta. Va a cagare. Il centro, è lì. Oh no. Andrea. Finita? Più o meno. Finisce qua? Mettiti al lato dei quadri? Ma mi avete detto sotto, al lato. Ma perché mi devo mettere al lato? Se la torcia serve a illuminarli, che cazzo... ho trovata R. Ma vaffanculo, ma dai, tutta la visuale storta. Dove la R? Addio, Andrea! No! Se tu muori, va bene. Se tu muori, va bene. Sei morto? No.
Beh, wow. Mi fanno male gli occhi, vaffanculo, va. Andrea, resisti, resisti, resisti. Adesso ti dico tutte le lettere, una dopo l'altra. Sei pronto? Are you ready? Vai. Allora, questa qui era la N, è confutato, è provato. Testimonianza, bla bla bla. Quindi l'ultima è N. Con questa qua è una A. Quindi N, A dall'ultimo, parti dall'ultimo. N, A. Ok. B. Aspetta. Figa. Ok. N, A, B, R. Un ban c'è scritto. N, A, B, R. Che cazzo è? Una D e una U? Non capisco, ragazzi. Cazzo di lettere è? Non lo so. Sembra una D. Sembra una D. Prova D o U. Ma Andrea, provale tutte, no, l'ultima D, lettera. La D no, è la penultima. La D non c'è. Quindi è la U per forza. Urban, dicono. Eh sì, è Urban. No, è... Sì, sì, è una U, è una U, è Urban. Urban, devo ammettere. Cos'è sono sti passi dietro di me? Sono io. Ok, a posto, aperto. Open. Andrea, siamo deficienti. Non si apre. Cos'è che cazzo è sta roba? Fuse. Fusibile. Moff Jelly e una batteria da 10, da 1000 volt. Tu quanto hai preso? Ho preso solo il fuse, è fatta, sono le 11 e abbiamo risolto l'ultimo enigma. Ma non è vero, cioè nel senso non è per niente l'ultimo enigma. Vabbè ragazzi, lo continueremo la prossima volta, peccato però. Io devo alzarmi un attimo che devo andare a lavarmi gli occhi. No, lo so Andrea, immaginami che tu conciato così. C'ho... Ma se ricominciamo, ricominciamo da qua secondo voi? Spero di sì, perché sennò ho quitto dalla vita proprio. Peccato però, vabbè, sono uscito. Sai che non si comincia? No, non salva. Ma che due coglioni sti giochi così, però. Non è giusto. E torno subito, vado a sciacquarmi. Vai, prego. Guardate, maestro, andarsene con queste musiche. Guardate l'inquietante cameretta dove risiede il maestro, dove opera. Il pupazzo che l'ha reso celebre nell'internet per i suoi atti osceni. La stessa finestra dove ha tentato più volte, ecco, insomma, sì, il grande passo. Il microfono, la cui voce ha risuonato nelle vostre stanze e ha portato alcuni degli utenti a compiere l'atto ultimo, definitivo. L'iscrizione al canale. Guardate il riflesso su quella finestra. Che va ad indicare, guardate, vedete quella piccola lucina lì, incredibile, la luce di chi cercava di aiutarlo, ma lui, rinchiuso e costretto a streamare 24 ore su 24 per 10 anni di fila. Incredibile ragazzi, incredibile. Ma secondo voi con questa musica, se sta sfocando la visuale, perfetto, se accade qualcosa di paranormale e lo riprendiamo, c'è una faccia, oh! Cos'è stato? Cos'è stato? Un lampo? No. È il paranormale. Oh! Si è aperta la finestra, ragazzi! È un segno! Zitti! Sta succedendo! Andrea! Andrea, girati! Oddio, lo uccideranno! Andrea! Andrea! C'è il paranormale! Andrea! Musica, hai il demonio in casa, mentre tu non c'eri, si sono mosse le cose da sole. Ma succede spesso qui. Per questo non ho mai paura. Si è aperta la finestra, vero? Capita anche di noi. Dopo devi rivederti questo pezzo di live. Ti verranno i brividi alti così. Si è mosso Kermit, cosa fa? No, io non te lo dico. Tu riguarda la live successiva, non diciamo niente. È incredibile. Il maestro dovrebbe aver paura, ma è un maestro e non lo sa. Vi consiglio di vedere la lore su YouTube che si chiama Mandela Catalogue. C'è anche il gioco chiamato The
Long Eyed Project. Ah, ho capito quello, credo. Credo, non sono sicuro. Però non è questo il giorno dove vedremo i giochi. Mi deve scrocchiare il petto, fermo. Aia, aia. No, già scrocchiato, mi sa, però non si è sentito stavolta. Vabbè. Com'è andata, Andrea? È vero che è figo sto gioco? Insomma, quello che sto provando in questo momento. Andrea, ma perché c'hai, perché c'è sto effetto qua della nausea, no, che effettivamente è devastante. Mi bruciano gli occhi. Però secondo me è molto figo, ragazzi. In realtà sta piacendo un bot. Perché è semplice. Sì, un bicipite possente, guardate. È semplice, è un'idea del cazzo, però è fatta bene, tra virgolette, è fatta bene non dal punto di vista tecnico, è fatta bene proprio come, come bene, roba. E ci sta, mi intriga, mi intriga. Gioco cop horror su Switch. Su Switch penso non ci sia nulla di cooperativo horror. Credo almeno, non lo so. Un pressure test in 4 step, puntata 18B, Masterchef Italia 7. Ma Masterchef sta mettendo le puntate ancora su... Ancora Masterchef, ma basta. Ma sta mettendo le puntate su, su YouTube? È dalla quarantena che lo fa. E scusami, e allora a che cazzo serve la TV? Io il canone a che minchia lo pago a fare? Che a Sky lo paghi per vedere, esattamente come noi abbiamo l'altro canale, Sky lo paghi per vederlo in diretta. O comunque appena esce. Ragazzi, non su cercate YouTube su YouTube. Non cercatelo, io l'ho appena fatto per errore, è stato un lapsus, non fatelo. Cambiamo un po' il mood, mettiamo la red room. No, così sembro. Sembra che stai stampando fotografie erotiche, Andrea. Sembra che sto facendo qualcosa di sbagliato. Abbastanza. Aspetta, ragazzi, metto un po' di musica di sfondo. Così almeno. Ci hanno anche detto come volendo si possa mettere musica d'autore su Twitch, evitando il copyright, cioè, ma noi non l'abbiamo scoperto. Oggi abbiamo scoperto diverse cose su questa piattaforma. Diverse cose, sì sì. Già. Si sente? Se no io sento un gatto. Tu no. Si sente di sfondo, ragazzi? Sotto pacato? Hai cercato Google su Google. I vecchi, quelli che sono nati negli anni buoni, si ricorderanno lo Sting Google. Che era un buon prodotto. Tu cosa ne pensi delle web series italiane e perché ti fanno schifo tutte? No, c'era un periodo dove le web series, cioè, tipo i Jet Jekyll, grazie a lo Sting Google, sono diventati quello che sono oggi. Cioè, sono bravi, sono bravissimi. Lo Sting Google in quegli anni che era 2013-2014 era fantascienza. Ma i The Jackal erano bravi prima di Lost in Google, che cazzo c'entra? Dai. Ovvio, sì, no, ma erano bravi prima, con Lost in Google la loro bravura l'hanno incanalata. Lost in Google lì hanno fatto, ma a parte che non hanno partecipato solo loro, credo, se non sbaglio. Non era prodotto Jackal comunque, ha partecipato mezzo mondo, c'è anche Caparezza. Freaks non l'ho vista, ragazzi, forse Freaks è la prima puntata. Freaks è di Claudio Di Biagio, se non sbaglio. Claudio Di Biagio è cane secco. E cane secco, in inglese cane dry. Slim dog. Andrea, perché sei Andrea? Ottimo. Buonanotte a chi sta andando, ragazzi. Una bella musichetta da appuntamento al buio. Che finale anticlimatico, siamo smunti dopo sto gioco. Io mi sento abbastanza bene perché avendo aumentato il FOB, no, FOV, POV, come cazzo si dice. Finale. Dino, che scheda fai? La mia. Che cazzo vuol dire che scheda fai? Ah, le di palestra. Quando riporti Mortuary S, ragazzi, non so se lo riporteremo perché è finito in sostanza. Abbiamo fatto un bel po' di finali. Magari se lo riportiamo, più in là. Io farei altro, francamente. È abbastanza ripetitivo. Poi dopo lui ci mette 3 live a fare un turno. Ci metto 3 live a fare un turno perché quel cazzo di gioco mi mette ansia. Cosa ci devo fare? La gente che lo fa in mezz'ora così pronti via. Fanculo. Guardate che c'è un sistema per non farsi prendere i jumpscare. Basta camminare a granchio, ma così poi ci togliamo tutto quanto il bello del gioco, direi. Direi giocaci tu. Non so se... Ma io non ho paura, ragazzi. Ce li ho qua i deboli. Ma vai a cagare, uomo vissuto di sta minchia, che fastidio la gente così, guarda. Detto ciò, con tutto il rispetto, potresti portare un Horror Night? Un horror nudo. Ma è appunto di pomeriggio è la stessa cosa.
magari più avanti, metti che tu una notte non ci sei, scappi. Vi piace Harry Potter? Andrea, ti piace Harry Potter? Sì, un bel uomo. Siamo due... Ah, proprio, ok. Pensavo alla saga, invece lui. Un bel uomo. No, beh, sì, ci sta, ragazzi, lo so, la domanda dopo è lo porterete a Hogwarts? Sì, proprio un deficit. Hogwarts fottuto Legacy, sì, tanto non uscirà quel gioco. Non uscirà, moriremo prima. Hai ancora tre segreti, poi vedremo. Tre segreti, ma i segreti devono rimanere tali. Three secrets. Andiamo a vedere un pochino le news, che io quando ho bisogno di news videoludiche, in questo periodo sta uscendo roba. Perché, ragazzi, arriveranno giochi di ogni forma e tipo, quindi preparatevi, preparatevi. Notizie di videogiochi, andiamo subito. Attenzione. Allora. Avatar Reckoning, l'MMO di Pandora nel videogioco gameplay della del Disney Showcase. Ma come? Ah, non è il gioco quello della Ubisoft? E che cazzo è sta roba? Che schifo, mamma mia. Scusami, mio. No, aspetta, fermi. Ma mo, qua mi ingazzo. Ma che è sta roba? 58 secondi poi. Ma non è questo quello della Ubisoft? No, non sai che sto cercando di capirlo, non lo so, penso di sì. No, ah, un MMO. Beh, ok, ma non roba, che schifo, mamma mia. Jack and Dexter. Fatto male. No, Jack and Dexter fatto male, esatto, bravo. No, sai quale gioco mi ricordava? Andrea, dai, cazzo, adesso ti deve... Se non ti viene in mente, veramente mi deludi. Aspetta, forse ho capito. Ah, quel gioco che era uno dei primi MMO dove dovevi selezionare tre fazioni. C'era la fazione era umani, tutti quanti umani, però c'erano dei soldati della terza guerra. C'era la fazione del lupo, la fazione dell'orso, non mi ricordo che. Potevi potenziarti tutte quante le tue armi così, personalizzarle così. Era per PlayStation 3, era uno dei primi... Massive multiplayer con 70-80 giocatori, era un casino perché poi vedevi... Meg. Infatti quel gioco è durato una settimana perché lo giocavo 60, solo io. 60 giocatori non li hanno mai raggiunti. Risico, esatto. As you set out across single player missions, you'll discover new regions as you unravel. Minchia, è vero, la grafica qua, che cazzo hai tirato fuori, identico, come cazzo hai fatto a ricordare? Perché ho visto il fucile. Come cazzo hai fatto a ricordarti di quel gioco lì? Perché mi è venuto in mente col fucile. Beh, mi ero chiuso in quei giochi. Ma io a me piacciono i giochi di merda. Alcuni giochi. Io so di avere dei gusti particolari. Comunque, Hogwarts Legacy, lo devo dire, così almeno lo trigger un po'. Hogwarts Legacy è diventato anche per me uno dei giochi più attesi di quest'anno. Perché sembra figo, c'è pochi cazzi. Ma io penso che il mondo stia impazzendo, tranne me. No, dai, adesso lascia perdere che Harry Potter non ti piace, non ti piacciono i film. Che i film fanno cagare oggettivamente a tutti. Su quello siamo d'accordo. Ma non è vero. Però comunque. Il mondo fantasy di Harry Potter, se lo fai bene, è figo, cazzo. Ci sono gli ippogrifi, i testral, i dissennatori, probabilmente. Ti puoi scegliere la bacchetta, cazzo. E sti cazzi, se non mi interessa di Harry Potter, sai dove me la infilo la bacchetta? Non me ne frega Nel niente. Culo. Non me ne frega niente. Sei silente che cazzo ci faceva con la bacchetta di Sambuco, che tra l'altro c'ha pure le palline sadomaso, la bacchetta. Andrea, andiamoci molto piano. Ma ci sta, lo farei anch'io, cioè chi è? Non gli ho detto nulla. Resident Evil Village, un cosplay di Bella Dimitrescu vogliosa di sangue. Queste sono le notizie ludiche che ci interessano. Poi dopo non ci lamentiamo, Tron Identity. Violetti. Uncharted, l'eredità dei ladri, la data di lancio su PlayStation 5. Ah, stanno lasciando Uncharted anche su... Bene. Attenzione, Elden Ring, ragazzi, ci siamo. La notizia che stavate aspettando, siete pronti? Finalmente li hanno annunciati, Andrea. L'hanno annunciato la maestosa OTS del trailer, della musica, dell'RPG disponibile su Spotify. Finalmente. Ah no, pensavo di sì. Hanno annunciato finalmente che adesso la OST, non l'OTS, sono dislessico, perdonatemi, la soundtrack del gioco è disponibile su Spotify. Finalmente. Show di Bloodborne. Cioè finalmente, ragazzi, ascolta. Che cazzo. Che bello. Ci pigliano per il culo comunque. Hanno videogiocatori, ci stanno prendendo per il culo. God of War Ragnarok, guardate queste stupende cover fan made per PlayStation 5 da $460. Ah, costano più le cover della console. Beh, però figa. Minchia, però porco Giuda, quel cazzo di martello. Madonna.
Tutta pietrosa così. È in vendita o è un sample? Costa $490. Sì, ma, non costa neanche tanto, però, se ci pensi. Minchia, per una cover non è tanto, $400 per un pezzo di plastica. Ma per la cover o la console? Ti danno la console no, o la cover? Solo la cover? Solo la cover, credo. È fatta in pietra vera? Ma sei proprio un consumista di merda. No, aspetta però, fammi capire. Saga, ma li vale tutti cosa, ragazzi? Ma per cortesia, con 400 euro ci fate 2 giorni di spesa. Oppure 30 mesi di poche, sempre. No vabbè, due giorni no, due giorni se sai risparmiare, con 400 euro ci fate un giorno. Allora, sono caratterizzate entrambe da una scocca in finta pietra con dettagli sotto forme di rune nordiche e nevischio. Il mantello del Mjolnir di Thor conficcato su DS, perché puoi metterci poi la collector sopra, capito la genialata? Cioè, è fighissima sta roba, ragazzi. Le due cover vanno commercializzate attraverso Gom Gom Figures, cos'è? In un numero piuttosto limitato, 40 pezzi, con prezzi a partire da $460. Sì, perché la console costa 500, come cazzo fa a costare meno in quel caso? Quindi sì, costa solo la cover costa 400. Ragazzi, fuori, io la voglio. Comunque. La voglio. Sì, ma dai, ma è un prezzo folle. Potevo capire 100, sopra i 100, 120 anche, ma 400. Sì, ma ragazzi, ma guardate che roba è. Immaginatevi la PlayStation così. Ma vergognati solo, tu ti sei solo a pensarci dovresti vergognare. Però questa qui è anche per quella col lettore, sì. Mamma mia, che bella. Guarda, se lo fai chiamo la polizia. Cazzo vuoi? Ma potrò spendere i miei soldi come minchia voglio, ma non ho capito. No. Ma tu spendi in svapo e cazzate, io spendo. Chiama il commercialista e digli, ha senso spendere 400 euro per della plastica? Ma non è plastica, è finta pietra. Ah. È finta pietra. Ci sono persone che muoiono di fame. Ma cosa cazzo c'entra che ci sono persone che muoiono di fame? Noi iniziamo. È figa, per carità, è figa, però... Allora, a parte gli scherzi, fermi, a parte gli scherzi, pensavo che costasse $490 fosse tutta la console con la cover. Infatti dicevo, ma cazzo, ma un prezzo basso. Per questo ho detto è basso il prezzo. Perché pensavo fosse tutta la console con annessa la cover. Invece no, è solo la cover che costa quanto la console. Effettivamente probabilmente ce ne saranno 10 al mondo e la fanno... Andrea. Comunque follia. Sorpresa. Sorpresa, Cyberpunk 2077 adesso supporta il mouse e la tastiera su Xbox One. Minchia, mamma mia, incredibile. Che progressi che state facendo, brutti buffoni. E i miei 60 euro dove cazzo sono? Che cazzo andate a mangiare al ristorante con quei 60 euro, coglioni. Sì, ma ragazzi, ma questi però... Io non capisco. Andrà, che senso a spendere per il vapore acqua? Io smetterò di svapare quando le mie nuvole caricheranno fronti di tempesta. I fulmini piccolini in camera, che carino. Iron Man, il gioco IA, verrà sviluppato durante lo showcase di Disney, i leak di Axios. Bene, ottimo, bravo Axios. Ninja torna alla carriera su Twitch e altre piattaforme, sarò dappertutto. È tornato Ninja, io non sapevo, io adesso scopro la faccia di Ninja, non l'avevo mai visto in vita mia. È un bell'uomo anche lui, come Harry Potter. Come Harry Potter, più o meno? Di più. Cioè, quei capelli blu che fanno, ragazzo. Ma è biondo. È ribelle. Ah, non ce li ha più blu. Eh no, mica è nato con i capelli blu. È tornato. Cioè, se nasci con i capelli blu, vuol dire che non ti è passato il sangue alla testa per un periodo. Ti sei strozzato col cordone ombelicale di tua madre e sei uscito con i capelli blu, perché sennò non c'è altra spiegazione. Domani, ragazzi, non c'è la live. È sabato. Domani è sabato, la live riparte lunedì, ragazzi. Siateci lunedì perché l'ho annunciato oggi. Ecco cosa dovevo dire. Un po' di hype, per favore, mettiamolo. Aspetta che faccio. Lunedì c'è l'evento, ok? Alle 16, scusatemi. Alle 4 di pomeriggio facciamo una live perché c'è l'evento Splatoon. Noi con Arcadia e la famiglia Arcadia giochiamo a Splatoon 3. Io sono il caposquadra della squadra di creator, dei diversi creator. Giocheremo contro Sabaku. Attenzione, ma così la buttiamo così sta notizia. Cioè, capito? Grande. Io non scommetterei su di me comunque, ve lo dico, perché io ho Splatoon, insomma, grande, lo conosca più di tanto, lo sto giocando in questo periodo un attimo per esercitarmi, però, insomma. Quindi voglio dire... È successo, ragazzi. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Io mi ricordo, Andrea, ti ricordi quando eravamo piccolissimi su Twitch e dicevamo sarebbe bello un giorno sfidare Sabaku a Splatoon 3? Cazzo, è successo! Cioè, ragazzi, allucinante! La vita, vedete, abbiate un sogno nel cassetto, perseguite questo sogno... Ragazzi, prendete la malattia, che cazzo E un giorno arriva.
È allucinante, è allucinante. Poi vediamo le altre news. Comunque, detta quella, chiudiamo, poi il lunedì ne riparliamo. Mi raccomando, siateci. E poi ci sarà l'Horror Night la sera, quindi facciamo la live alle 4, che durerà due orette, quindi chiuderemo verso le 6. Io avrò un mal di testa devastante, perché quel gioco mi mette un mal di testa devastante. Poi la sera dovrebbe esserci un Horror Night, o forse faremo qualcosa di... Facciamo questo Watcher. Magari facciamo qualcosa di un pochino più leggero, ragazzi, perché non so quanto, insomma... Ci starò con la testa. Vediamo. Ah, minchia, ti metterai a piangere. Perché è un gioco. Che Splatoon è bello tosto, eh. Deve essere competitivo. No, me frega un cazzo. Faccio perdere la mia squadra. Sto scherzando. Come piace a Baku, ragazzi? Ma che domande fate? State of Play. Sony sta organizzando uno showcase per i giochi PlayStation 4 e PlayStation 5. Speriamo. Stando alle parole di Tidux, il famoso insider che solitamente si occupa del mondo PlayStation, e qualche tempo fa. Supporto disco nel sistema operativo di PlayStation 5. Sony avrebbe appena iniziato a collezionare materiale multimediale. Buono, perfetto. E beh, e con questa meravigliosa notizia, che forse ci sarà uno showcase, che sicuramente sarà... Però che vale così forse, così sarà sicuramente un giovedì, quando noi dobbiamo portare un gioco che ci interessa, importante, loro faranno lo showcase, sì, e noi saremo dovremo scegliere tra vedere lo showcase che farà cagare o giocare a un gioco che farà altrettanto cagare. Ecco, questo è Sony, grazie. Bestiacce, ci vediamo allora lunedì, siateci, io ovviamente vi auguro un buon weekend, grazie mille amici miei per ogni supporto possibile e plausibile, che state sempre qua con noi ogni sera, grazie per tutto e tutti, preparatevi, incredibili cazzo. Novità. Questo ha perso l'utilizzo delle mani nel mentre. Esatto. E mi raccomando, se i bambini nascono con i capelli blu, sapete adesso qual è il problema. Niente, vi voglio bene, bestiacce. Buonanotte, mi raccomando. Ci vediamo domani. Le ultime parole al maestro. Show yourself. Ci vediamo lunedì, Andrea, ho sbagliato. Le ultime parole al maestro. Show yourself. Okay. Ah no, ciao. Perché puoi dire quel cazzo che vuoi. No, c'è un copione qua. Rifacciamo. Le ultime parole, maestro. Ciao.